questo è un discorso molto interessante da due punti di vista. Il primo è quello dei cambiamenti. Queste sono materie molto delicate perché sono il funzionamento della macchina pubblica, no? Se tu fai, diciamo, delle innovazioni così, un po' tanto per farle, buttando il cuore oltre l'ostacolo, senza sapere se poi il resto seguirà, ci sono dei problemi. Il problema delle province è reale. Oggi abbiamo delle province che resteranno in piedi, che però, per esempio, non sono, i cui organi dirigenti non sono più elettivi. Cioè, c'è gente che amministra il denaro pubblico senza essere eletto dai cittadini. È una cosa molto curiosa. Secondo me è un po' come l'Italicum, no? Che si fa la legge per una sola Camera, considerando che tanto l'altra non c'è più, invece poi la Camera è rimasta. Questo sono errori che sono stati commessi in questi anni, di riformite, diciamo così, senza l'attenzione, il cacciavite per sistemare le cose, eccetera. Ma volevo dire una cosa un poco più, secondo me, più preoccupante e più allarmante, di Anche cui noi rispetto alla dobbiamo. telefonata, voglio dire che abbiamo mandato, no? E comunque. Sì, mancano i mezzi, dai, è fuori di discussione che sono mancati i mezzi, l'abbiamo sentito in mille modi. Lo Spazzaneve è rimasto senza gasolio, tra l'altro, uno di quelli che stava andando. Sì, Vabbè, insomma, mettiamola così. questo l'abbiamo. Io vorrei aggiungere però una cosa di cui dobbiamo essere tutti consapevoli, cioè quando succedono emergenze, diciamo così, di fronte alle quali la macchina pubblica arranca o addirittura crolla, noi dobbiamo sapere che questo dipende anche dal fatto che l'Italia si sta impoverendo. Quando parliamo di bassa crescita o di mancata crescita da anni, anni e anni, quando parliamo di tagli alla spesa pubblica da anni, anni e anni perché non abbiamo altro modo per reggere i conti, noi parliamo di un paese che piano piano scivola, cioè piano piano diventa meno moderno, meno efficiente, meno capace di affrontare i problemi, il rapporto con la natura e così via. Però non Questa è una sono proprio cosa. i tagli alla spesa pubblica quelli che ci vengono raccomandati e che sono stati poi invece, diciamo, al rovescio, forieri di una mancata crescita. Certamente i tagli alla spesa pubblica, ma i tagli alla spesa pubblica sono anche l'effetto della mancata crescita, perché se noi avessimo un paese che aumenta la sua Potresti ricchezza spendere anno di dopo più. anno, naturalmente hai più da spendere, perché questo è il punto. Noi ci stiamo impoverendo. La storia che noi abbiamo perso 10 punti di ricchezza, 10% di ricchezza pro capite, di reddito pro capite negli anni della recessione e che ne abbiamo recuperato a stento, credo, uno, uno e mezzo, vuol dire questo, vuol dire che noi siamo un paese meno pronto, meno efficiente, meno capace, meno moderno, meno civile. Vogliamo dirla così, le scuole che vengono giù a pezzi, le turbine che mancano, non si sanno dove prenderle, sono tutte conseguenze di quello. Per fortuna siamo ancora un grande paese, una delle più grandi nazioni del mondo dal punto di vista della ricchezza e dell'industrializzazione, ma dobbiamo sapere che il declino comporta anche queste conseguenze.